Il problema non è qui. Non sarebbe neppure lì. Per me è nel pannello di smistamento energia. Ma che diavolo era? Tritone. Devo averlo preso quando abbiamo prelevato quei marine da Sanctuary. Crescono solo lì, i piccoli bastardi. Può ripararlo? No, dobbiamo atterrare. Bah. Neban, scelga un punto sicuro e informi il maresciallo. Piace così poco Isaac? Anni fa, Isaac e Aida hanno lavorato assieme su una ammiraglia terrestre. Lui era ufficiale di lancio. Durante una battaglia con gli Scari, la nave è stata colpita. Lui è rimasto ferito, bloccato nel suo cubicolo e ha avuto una crisi. Non è poi così strano. Alcuni piloti si stavano preparando al lancio. Isaac ha aperto troppo presto e i piloti sono finiti nel vuoto. Poi è rimasto fermo sul pavimento. Per riuscire a lanciare altri caccia, hanno dovuto fare irruzione. Aida non riesce a perdonarlo per questo? Per lei è abbandono del dovere. Poi gli Scari furono battuti, ma i suoi amici erano morti e Isaac non si riprese mai. Venne espulso per ragioni mediche e si tuffò nell'alcol. Ora è tornato per dimostrare che vale qualcosa. Non sa se ha la stoffa giusta o no. Sono felicità di spiegare la missione. È pronto? Forse più di lei. Il tritone ha colpito i sistemi di controllo inerziale. Dobbiamo atterrare sul pianeta Calidon per le riparazioni. Ha un'atmosfera respirabile. Poca acqua. E una biosfera limitata. Oh no! Da continuare... L'avamposto militare Kilo 5-7 serve soprattutto per rifornire e riparare le navi che attraversano questa zona di spazio altrimenti deserta. Cacca di mucca. Atterreremo dietro un muro protettivo. Ma le Liandry Angels sapranno presto che siamo lì. E ci attaccheranno di sicuro. Sesso! Sta a lei tenerli a bada finché Isaac non ripara la nave. La sta aspettando nella stiva delle armi. Piacente, capitano, io sono territorio occupato. Forse un'altra volta. Che hai in mente? Allora, che ne pensa? Antiche glorie o vasi di Pandora? Scherza, devono essere pericolosi. Se no, perché sono stati coperti di simboli e dispersi nella galassia? Scommetto che c'è scritto qualcosa tipo state alla larga. Da dove diavolo è venuto quell'oggetto? Tritone. Devo averlo preso quando abbiamo prelevato quei marine da Sanctuary. Crescono solo lì, i piccoli bastardi.
È qui per le sue armi? Che c'è nella sua scatola magica? Vediamo, stavolta ho tanti giocattoli nuovi. Ho un fucile di precisione e aspetti quando vedrà come ho modificato il fuoco secondario del lanciarazzi. È un'arma tutta nuova, dunque dovremmo parlarne bene. Non ho più quelle granate EMP che ha trovato su Severnaya, ma sicuramente ne avrò altre quando sarà tornato. Scelga lei! E lo squalo? Ah, lancia dei razzi con 4 getti e una testata esplosiva che esplode all'impatto. Il fuoco primario lancia 4 missili uniti assieme, mentre il fuoco secondario è qualcosa che neppure i mercenari hanno. Ecco come funziona. Lo tenga premuto e cerchi fino a 4 bersagli, tenendo ciascuno nel mirino fino a quando non sente un beep. Quindi rilasci il grilletto e partiranno 4 missili che si dirigeranno ognuno verso un bersaglio. I missili senza bersaglio procederanno a casaccio. C'è altro? Quali sono le specifiche del mietitore? Uno splendido strumento di precisione con zoom variabile. Dispone di un sistema di puntamento computerizzato che compensa il vento e altre variabili per colpire con un singolo proiettile qualunque bersaglio fino a 2 chilometri di distanza. Il fuoco secondario attiva e disattiva la modalità zoom. La rotella permette di regolare lo zoom. Le munizioni sono difficili da trovare, non le sprechi. Che mi dice? Ci vediamo dopo.